Fiera di Verona, Samoter edizione 2017, incontriamo un'azienda del territorio che quest'anno festeggia un importante traguardo. Sono Davide Frac, responsabile commerciale della ditta Innova SPA di Nogara, azienda a carattere familiare fondata nel 1987 dalla mia famiglia. E siamo qui in occasione del Samoter a festeggiare il 30° anniversario della nostra nascita. Siamo nati come officina meccanica specializzata in macchine compatte cingolate dalle applicazioni in campo costruzione e restauro prevalentemente. E la nostra produzione si basa su tre prodotti principali: il sottocarro cingolato da primo impianto, che permette di montare molteplici macchine per uso a tutto terreno, da 500 kg a 20 tonne di capacità utile, una linea di trasportatori cingolati da 500 kg a 2,5 tonne di capacità e una linea di piattaforme aeree sempre cingolate, sono 8 modelli da 13 a 26 metri di altezza. Il mercato europeo assorbe l'80% della nostra produzione. Preponderanti sono la Germania, il Regno Unito, la Francia, l'Irlanda e il Benelux. Abbiamo visto un incremento sostanziale con gli ultimi 3-4 anni, sia a livello di mercato interno, che è in ripresa, che di mercato europeo. Il nostro settore, dal nostro canto, insomma, è in ripresa costante dagli ultimi 3 anni. Il nostro core business, la nostra produzione, è rivolta a un pubblico di imprese edili, manutentori del verde, impiantisti, elettricisti, imprese di pulizia e soprattutto nel caso delle piattaforme aeree per manutenzioni in generale agli esterni degli edifici e negli interni, poiché la nuova produzione è dotata di batterie al litio. C'è una novità nello specifico che state presentando in questa edizione di quest'anno della fiera? Il nuovo prodotto che esponiamo a Samoter per la prima volta è una piattaforma aerea cingolata denominata Light Lift 1370, caratterizzata da 13 metri di altezza di lavoro e 7 metri di sbraccio, con una portata utile di 230 kg, adatta per due operatori più l'attrezzatura adeguata al lavoro. Sento di dedicare proprio il nostro 30° anniversario al mio grande zio Graziano Zenari, che purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa. È un ricordo molto vivo, una presenza sempre ben impressa nel nostro cuore, e qui con noi nello stand in questi giorni qua, e vogliamo ringraziarti e dedicarti questo anniversario. Grazie, zio.